Ciao amici e ben ritornati sul mio canale Fermentum. In occasione dell'imminente festa degli innamorati nel giorno di San Valentino, ho deciso di preparare qualcosa di particolare. Una soffice brioche a forma di cuore. La vedremo nel corso del video, golosissima, ripiena di cioccolato. Io ho preparata metà con cioccolato fondente e metà con cioccolato al latte. Ma potete anche prepararle con creme spalmabili o con marmellata. La forma è molto d'effetto, l'avete già vista nella presentazione, ma anche molto semplice da preparare. Vedrete che in pochi semplici passaggi avrete dei cuori perfetti. L'unico consiglio che mi sento di darvi è quello di rimanere sempre innamorati, così avrete sempre occasione di rifare questi cuori. Vi ricordo che tutti gli ingredienti li trovate giù in descrizione. Non dimenticate di lasciare un like o un commento, di iscrivervi al canale tramite il pulsante che vedete qui in basso e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video. Ma adesso andiamo con le mani in pasta. Aggiungiamo il lievito di birra alla farina in ciotola e li misceliamo. Facciamo un po' di spazio al centro e andiamo ad aggiungere tutti gli altri ingredienti. Partiamo dallo zucchero. Versiamo al centro tutto il latte. E andremo ad inserire anche le uova. Prima però le misceliamo con un cucchiaio o con una forchetta, perché dovremo toglierne un cucchiaio abbondante che utilizzeremo per spennellarli prima di infornarli. Mettiamo da parte questo cucchiaio di uovo e inseriamo il resto all'interno della ciotola. Aggiungiamo anche il sale e iniziamo ad impastare. Lavoriamo dal centro e incorporiamo la farina. Aiutiamoci sempre ruotando con una mano la ciotola. Impastiamo dall'esterno verso l'interno fino a quando il composto non sarà liscio e omogeneo. Dovremmo lavorare qualche minuto fin quando la ciotola non sarà pulita e l'impasto sarà compatto. A questo punto l'impasto è pronto, possiamo inserire il burro, lo inseriremo in più riprese e lo inseriremo solo quando il precedente sarà stato completamente assorbito. Inseriamo i primi tocchetti e lavoriamo l'impasto. Man mano che inseriremo il burro vedremo che l'impasto diventerà sempre più morbido. Possiamo lavorare in ciotola oppure possiamo passare direttamente sulla spianatoia. In questo modo avremo la possibilità di lavorare con entrambe le mani. E continueremo ad inserire il burro qualche tocchetto per volta. A burro tutto inserito, l'impasto vedremo che diventerà morbido e tenderà ad attaccarsi alla spianatoia. In questo caso ci aiutiamo a staccarlo con un tarocco e continuiamo ad impastare. Qui non dobbiamo cadere in tentazione di aggiungere farina. Pian piano vedremo che l'impasto diventerà sempre più compatto e prenderà corda. Aiutiamoci sempre con il tarocco per staccarlo dalla spianatoia e continuiamo a lavorare. Vediamo che già dopo qualche minuto l'impasto inizia ad essere liscio e la spianatoia è già pulita.
A questo punto ci fermiamo, chiudiamo bene con le mani. Copriamo con ciotola e lasciamo riposare così a temperatura ambiente per 15 minuti. Trascorso questo tempo, stacchiamo l'impasto dalla spinatoia e facciamo qualche giro di pieghe. Lo ribaltiamo sulla spinatoia e lo arrotoliamo in questo modo. Chiudiamo di nuovo tra le mani. Mettiamo in ciotola e andiamo via per la prima lievitazione, a temperatura ambiente, per circa 2 ore, coperto con pellicola. Trascorse le 2 ore di impasto ben gonfio, lo ribaltiamo sulla spinatoia infarinata. Una leggera spolverata anche sulla superficie e andiamo a stendere. Con un mattarello stendiamo l'impasto in maniera omogenea, dovrà avere una forma rettangolare, circa dovrà essere 50x30 cm. Non sarà importante essere precisi al centimetro, l'importante è che avremo una forma omogenea, rettangolare. L'unica cosa importante è che l'impasto abbia dappertutto lo stesso spessore. Una volta steso l'impasto andremo a mettere la farcitura, metà cioccolato fondente e metà cioccolato al latte. Il cioccolato fondente e il cioccolato al latte li ho tagliati prima in piccoli pezzetti. Ne disporremo metà da una parte e metà dall'altra lasciando una striscia bianca al centro. Sistemiamo bene con le mani e a questo punto andiamo ad arrotolare. Arrotoleremo prima da un lato, in questo caso ho iniziato dal lato del cioccolato fondente, e arrotoliamo delicatamente fino ad arrivare al centro. E finiamo di arrotolare anche dall'altro lato. Arrivati in prossimità del centro, per fare in modo che si attacchino i 2 rotoli di impasto, spennelleremo con un poco di acqua. E uniremo i 2 rotoli. Adesso non ci resta che tagliare i nostri cuori. Con un coltello ben affilato faremo delle fette di circa 2-3 cm di spessore. Lo mettiamo così sulla spinatoia e diamo una forma a punta al nostro cuore, sistemando magari anche la farcitura all'interno se sarà necessario. Una volta formato, metteremo su una teglia rivestita con carta forno. E continuiamo così per tutti gli altri cuori. Tiriamo un po' la parte bassa e gli diamo una forma a punta. Ed ecco pronti i nostri cuori in teglia per l'ultima lievitazione a temperatura ambiente per circa 1 ora. Li lasceremo coperti con pellicola. Una volta lievitati li andiamo a spennellare con quel cucchiaio di uovo che avevamo lasciato da parte ad inizio ricetta, amalgamato con un cucchiaio di latte. Spennelliamo bene tutta la superficie e andiamo in forno. Il forno ben caldo a 180 gradi in modalità statica per circa 20 minuti. Ed eccoli amici, i nostri cuori appena sfornati. Li lasceremo così in teglia o li trasferiremo su una gratella per farli raffreddare qualche minuto prima di cospargerli con lo zucchero a velo. Amici, come sempre vi ringrazio per avermi accompagnato fin qui e con me ci vediamo al prossimo video!